Bentornati ragazzi sul nostro canale The Mystery Player. Siamo qui che stiamo riprendendo dal fine capitolo scorso. Riprendiamo con una cutscene, suppongo. Sicuramente ci chiamerà Anningham. E infatti eccoci qua. Ragazzi, come sempre, inutile dirvi, skippiamo e andiamo avanti. Qui c'è il quadro del capoccia, qua c'è un'erbetta e andiamo avanti. C'è di nuovo una macchinetta da scrivere, ma non ci serve, abbiamo salvato ora. Incendiaria, pesetas. Andiamo avanti, uova. E usciamo ragazzi, usciamo e secondo me ci conviene di fare così. Come sempre ragazzi, siamo sempre più veramente a corto. Eccolo là, lo guardate, lo vedete? È il motosega, amici, e ci sta aspettando. Cercheremo di non farlo rialzare. Questi 6 colpi devono servirci, ragazzi. Anzi, è l'ultimo. E non è morto. Non è morto. È indietreggiato, ragazzi. Ma mamma mia, ragazzi, ci siamo salvati veramente. Un calcio d'angolo, mamma mia, abbiamo rischiato tantissimo qua. 7 colpi, amici, veramente non sono mai stato così in difficoltà. Nido, ragazzi, come sempre state attenti a questi nidi. Lo spinello, ragazzi, non ci facciamo niente. Magari se tu cadevi era meglio, perché fare così e non mi fai sprecare colpi più del dovuto. Ah, ecco, anche a te, andare a terra. Eccoci qua, ci siamo un po' ripresi qualche colpo, ma niente di che. Erba rossa, vediamo come siamo messi con le erbe. Ne abbiamo 2, ci mancherebbero 2 gialle per formare già altre 2 pozioni per aumentare. Ecco appunto, ragazzi, siamo veramente messi male, siamo veramente messi male. Fammi voglio dare un'occhiata, ragazzi, per dove siamo. Una volta usciti di qui, ragazzi, dobbiamo correre. Purtroppo non possiamo perdere tempo, non possiamo perdere tempo e non possiamo permetterci di sprecare munizioni. Quindi io direi di buttare a terra uno, buttare a terra due, di buttare a terra tutti e 4 e di andare via, ragazzi, di andare via. E in questi casi bisogna anche, anche perché da qui ci ripasseremo. Usiamo la chiave, entriamo. Diciamo che abbiamo urgente bisogno di munizioni. Un po' ce ne ridanno, ma sono veramente poche, veramente molto poche. Io direi di non salvare e di continuare, anche perché abbiamo registrato poco. Ecco, 50 colpi di mitraglietta. Proviamo a vedere se qui dentro c'è qualcosa. E infatti c'è uno spinello. Perché non scende? Ecco, voleva scendere, si rifiutava Leon di scendere. Scendiamo qua giù, vediamo un po' la situazione. Qua dovrebbe esserci, può darsi qualche altra cosa. Non c'è niente, ma ci fa vedere, ecco, ce ne abbiamo tante, poi li sprechiamo pure. È finita, qui sono un sacco di tesori e ci conviene prenderli, ragazzi.
conviene prenderli. Anche perché la prossima volta che vedremo il mercante dobbiamo potenziare di capienza, se ci dà la possibilità, la doppietta per riprendere i colpi. Qui di nuovo il mercante. Speriamo, qualche colpo. Ragazzi, allora a questo punto non lo so, magari non mi ha dato le medaglioni, devi aspettare un pochino. Ottimizza, c'è la mitraglietta. Infatti la doppietta, ragazzi, non la possiamo ottimizzare. Direi di non sprecare soldi per questa pistola qua, perché più avanti prenderemo i medaglioni necessari per prendere la pistola, quella là che ci darà con il contest che abbiamo fatto. E niente ragazzi, questi qui li dobbiamo vendere, perché a questo momento non abbiamo né la capienza né per mettere un fucile di precisione, e ci servono anche i soldi, quindi li venderei. Questi qua della mitraglietta non li venderei, le granate accecanti non li venderei, l'uovo non lo venderei, forse venderei la carpa. Prenderei la carpa perché siamo pieni di erbette, e questa qua ci può liberare spazio per comprare la mitraglietta, che ragazzi penso che a questo punto ci serva. Il rubino lo possiamo vendere, il copricapo elegante lo possiamo vendere, e il boccale non ancora, e maschera con cavità non ancora. Sì, direi di andare avanti. Direi di comprare la valigetta sicuramente a questo punto, e di comprare la mitraglietta, ragazzi. Comprare la mitraglietta, andiamo a entrare subito la capienza, perché a noi servono i colpi. La porterei, io farei velocità di ricarica e basta per adesso, basta così. Compra calcio della mitraglietta, a questo punto lo comprerei, che ci serve ragazzi. Ottica fucile no, è a posto. È abbinato. Troppo, non possiamo fare altro che andare avanti. Siamo un po' rifocillati, ma nemmeno tanto. Comunque la mitraglietta spero che ci darà una mano. Qui ragazzi c'è un enigma dietro. Ragazzi, non li dovrei spendere e non li sprecherò. C'è un enigma dietro la chiesa, che faremo la prossima volta, e anche i medaglioni li prenderemo la prossima volta. Vi spiego il perché. Perché per come sta andando l'andamento del gioco abbiamo poche munizioni e vorrei andare avanti, cioè vorrei continuare il gioco, e quindi praticamente aspetterei un pochino, così magari più avanti siamo un po' messi meglio e possiamo permetterci di prendere i medaglioni e sprecare delle munizioni. E in questo momento non ci conviene prendere i medaglioni. Per quanto riguarda l'enigma dietro alla chiesa, stesso discorso, perché dietro la chiesa ci sono due zombie amici, e quindi sarebbe inutile adesso andare a sprecare dei colpi là dietro per poi togliercene per andare avanti. Non so se state capendo. Inoltre dobbiamo uccidere anche tutti questi, magari scoppi e fai saltare tutti in aria. Niente, non scoppia, non salta in aria. Adesso me la lancia pure. Sono stato veramente fortunato. Questa chiamata non me la ricordavo. Vediamo un po' cosa c'ha da dire. Andiamo, se è già arrivata alla chiesa. Beh sì, in un certo senso. Lì dove ho detto non perdete tempo. Sì sì, sbrigati, ci sbrighiamo. Se tu ci fai muovere, magari ci sbrighiamo. Allora, questi qua ragazzi li butto giù tutti, cercando di buttare. Qua posso passare di là e magari ammazzarlo. Se siamo fortunati ci dà pure qualcosa.
Beh, non siamo fortunati. C'è un foglio. Eccolo qua, il primo serpente abbiamo incontrato. Come vi avevo detto, ragazzi, meglio tenere sempre il pugnale, il coltello premuto, perché nel caso esce il serpente, voi lo uccidete. Allora, chiusura della chiesa, sì sì, lo sappiamo, è tutto a posto. Qua andiamo avanti. E le munizioni, niente pesetas, ragazzi, solo ed esclusivamente pesetas. Ricordo e non ricordo. Ragazzi, qui con la miraglietta potete fare strage e prendervi un sacco di cose, un sacco di pesetas e forse anche qualche munizione, ma al momento, come vi ho spiegato già, non conviene. L'abbiamo preso tutto, dobbiamo andare per di qua. Bene, due bauli senza niente, incredibile. Allora andiamo qua giù, andiamo a riprendere qualche altra munizione. Io farei una salvata, ragazzi, questa volta magari salverei qui per avere, sapete, per avere una memorizzazione in più, così. Dobbiamo andare per di qua. Allora, qua prendiamo questa munizione. Vi ripeto, sembra che ci stiamo un po' riprendendo. Granata incendiaria anche è ottima. E percorriamo. Scendiamo. Quick time event. Sperando di non sbagliarmi. Mia, per fortuna non mi sono sbagliato. Siamo arrivati qua. Lo ricordo questo pezzo. Eccoci qua. Qua abbiamo fatto saltare tutto bene e qua andiamo a prenderci il tesoro. Eccolo qua, antica pipa. Almeno possiamo andare avanti. E andiamo avanti, cerchiamo di andare avanti. Anzi, qui ci sarà un altro tesoro. Allora, di qua no. Voglio portare a vedere una cosa che vi ho detto nel primo o nel secondo episodio, non ricordo, ma forse nel primo. Guardate questa cutscene. Eccola là, ve lo ricordate? Quello con gli occhiali che ci ha accompagnato qui. Ecco la fine che ha fatto. Questo non è nulla, perché adesso vedete. Il bello. Eccoci qua. Ragazzi, questo era il bello. Dopo questa cazzina torniamo indietro. Qua forse c'è qualcosa. No, non c'è niente. Non c'è nulla. Ragazzi, qua. Eccoci qua. Come vedete, un altro nido. Bracciale con perle. Bracciale con perle. Munizioni ancora. Eccoci qua. Erbetta gialla, finalmente la stavamo aspettando e abbiamo creato la pozione per aumentare la vita. Ragazzi, qui c'è un'altra macchinetta da scrivere. E adesso
è il momento di salire, di andare contro al nostro destino, ragazzi, andare contro il nostro destino. Qui sarà veramente duro. Cazzin. Dion che pensava di passare dall'altra parte del lago senza problemi, ma mi sa che l'amico qui non è dello stesso parere. Ragazzi, ci tocca il primo boss. Quest'oggi video un po' più lunghetto. Eccoci qua, ragazzi, dobbiamo cercare di non andare addosso qua. Abbiamo preso una volta. Qui dobbiamo cercare di non farci portare a spasso. Anzi, ci dobbiamo far portare a spasso, però magari di non finire. Ecco appunto dov'è. Qua adesso risale. Le piattaforme di legno qua al centro, ragazzi, sono veramente una rottura di Kaiser. Stiamo andando bene, adesso dobbiamo girare, altrimenti andiamo a finire direttamente in bocca. Ecco, siamo arrivati. Adesso ci dovrà venire da qualche parte. Io mi butto di qua. No, ecco appunto. Dov'è? Eccolo là. Però l'abbiamo individuato. Un paio di colpi gliel'abbiamo dati. È andato bene. Adesso ci ritirerà. Ah, questa forse è andata a vuoto. Ragazzi, ci stiamo comportando bene, non ci sta portando appresso. Ecco qua, adesso dobbiamo stare attenti. Stiamo prendendo un po' più sul dorso, va bene. Un'altra, 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 va bene. Cerchiamo di non farci prendere. Non ci siamo fatti prendere. Questo è l'importante. Adesso gli diamo un altro paio di botte. Ah, mi sono fatto prendere, pensavo che sto facendo, ragazzi. Adesso va giù, va giù, va giù. Adesso va giù. Adesso provo a girarmi a destra, visto che prima sono girato a destra e non c'era. Dov'è? Eccolo là. Ho indovinato. Eccoci qua, ragazzi. Non abbiamo preso un colpo e l'abbiamo ucciso. Il primo boss è fatto. È andata bene. Attenzione. Dobbiamo tagliare. Ovviamente andremo appresso a lui sul fondo del lago e noi non ci vogliamo andare. Eccoci qua, ragazzi. Primo boss fatto. Siamo usciti indenni, non abbiamo perso nulla di vita e la cosa più importante è che questo boss non abbiamo dovuto sprecare munizioni. E adesso andiamo avanti. Adesso ci sarà sicuramente la cutscene. Ecco qua Leone che sta iniziando ad avere le prime convulsioni. Forse si stanno schiudendo le uova delle Plagas. E ragazzi, è finito un altro capitolo. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like e alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!